4 anni di lavoro e l'uscita su settima generazione nel 2013. Questo è stato necessario affinché venisse alla luce Bioshock Infinite. Il gioco fu la ricerca di Ken Levine verso l'impossibile, superare la sua Rapture. Dopo averlo fatto col capostipite, indaghiamo anche quello che, nei fatti, è divenuto il testamento degli Irrational Games. Se il primo Bioshock si focalizzava sull'epoca contemporanea e criticava la società americana e la sua filosofia ferocemente capitalista, Bioshock Infinite capovolge tutto. Dove Rapture era in fondo all'oceano, la città di Columbia è sospesa nel cielo, dove il primo parlava del guadagno e il suo lento erodere l'etica, il secondo parla del fanatismo religioso e della disperazione. La storia di Booker DeWitt e della sua nemesi alter ego, Zachary Comstock, ha da collegamento Elizabeth, la giovane con la facoltà nel vedere più universi. Una storia complicata ma che allo stesso tempo diviene comprensibile, dove però i riferimenti culturali sono più nascosti, per certi versi più etnici. Bioshock Infinite è infatti più strettamente correlato alla storia statunitense reale, tanto che molti degli avvenimenti antecedenti alla trama sono squisitamente americani. Il massacro di Wounded Knee del 1890 è da sempre ricordato con connotati tragici, in cui a farne le spese furono gli innocenti. Bioshock Infinite erge questo evento a spartiacque dimensionale di due linee temporali parallele. Booker DeWitt rimane traumatizzato da quello che ha visto e fatto lì, cercando conforto nella religione e giungendo fino al battesimo. Ma se in una dimensione lo rifiuta, nell'altra lo accetta, cambiando nome e immergendosi letteralmente nella sua nuova vita fondamentalistica, che lo porterà alla fondazione di Columbia. In effetti, oltre alla vicenda di Booker ed Elizabeth, a fare da protagonista in Bioshock Infinite è proprio Columbia e la sua scenografia. È fin troppo facile vedere come gli scenari così ariosi e aperti della città siano i rimasugli dell'ambizione più grande del volerla rendere liberamente esplorabile, così come ne sono la prova le varie esplorazioni opzionali possibili. La città è un meraviglioso incubo soleggiato dove i colori sgargianti e l'azzurro del cielo nascondono gli estremismi, il razzismo e il fanatismo dei suoi abitanti, dei quali però Comstock, pur essendo uno dei primi a comparire, paradossalmente non è assoluto. Senza dubbio è l'antagonista principale nel perseguire un buon proposito con mezzi efferati, ma il contesto stesso lo travolge. Comstock è profeta non perché sia veramente in grado di prevedere il futuro, ma solo perché attraverso gli squarci è in grado di capire, con buona approssimazione, quali sono gli eventi più probabili. Già di suo è crudelmente ironico che un fondamentalista religioso si affidi a scoperte scientifiche estreme come la levitazione e gli squarci dimensionali per portare avanti il proprio fanatismo, ma allo stesso tempo gli fa chiudere gli occhi sugli eccessi dilaganti nella sua città. L'altro grande antagonista della vicenda è l'industriale Jeremiah Fink, necessario come altra faccia della medaglia in una rappresentazione dell'impresa in cui il lavoratore è reificato a ingranaggio. Nella sua visione i dipendenti sono prima di tutto parti del processo produttivo e solo dopo esseri umani. In questo senso il perverso colloquio di lavoro che Fink fa a Booker, consistente nel mandargli addosso ondate sempre più numerose di soldati, è una sorta di summa della sua mentalità. Per lui ogni dipendente è una pedina sacrificabile, e il costringere Booker a prevalere letteralmente con la forza letale è parodistico della società statunitense, che riesce a ottenere risultati esagerati ma al prezzo di essere mortalmente competitiva. Pure se accurati, gli avvenimenti storici di Bioshock Infinite ricoprono in realtà il classico ruolo di retroterra per fornire ai personaggi una caratterizzazione profonda, a cominciare proprio dal protagonista Booker DeWitt, dove il suo cognome è stato ipotizzato derivare dal fisico quantistico Bryce DeWitt, il nome Booker potrebbe essere un tributo a Booker T. Washington, oratore afroamericano tra i più celebri della sua opera. Oltre a essere vissuto nello stesso periodo di Bioshock Infinite, Washington fu uno dei primi a capire il ruolo dell'istruzione nell'emancipazione dell'etnia afroamericana. Non a caso, in uno degli squarci attraversati da Booker ed Elizabeth nel corso della loro avventura, Booker è stato eletto a simbolo idealista dei Vox Populi, la resistenza composta da tutti gli emarginati, sfruttati e umiliati di Columbia. Pur se importante, più che Elizabeth i personaggi più interessanti sono Rosalind e Robert Lutess. Questa coppia è il vero artefice della storia di Booker ed Elizabeth, rappresentando la personificazione di una possibilità. Sono appunto la stessa persona in due linee temporali parallele, in una è nata maschio, Robert, nell'altra è nata femmina, Rosalind. A quanto pare solo nascendo donna ha la possibilità di scoprire il principio quantistico fittizio che permette l'esistenza di Columbia, e quindi anche l'universo retro-fantascientifico in cui si ambienta la storia.
Non solo, i Lutess sono in realtà i burattinai nascosti della storia, in quanto non appartengono più a una sola dimensione, ma sono dispersi nel mare delle possibilità. Attraverso gli infiniti universi a disposizione, questi due fratelli di altra dimensione possono rimediare al terribile caos provocato da Comstock, prendendo un altro Comstock, appunto Booker, perché fermi se stesso. Gli stessi sviluppatori sfruttano queste figure per sfociare nel meta videoludico e volendo anche nello scherzo, caricando di importanza scelte che in realtà sono assolutamente insignificanti ai fini, tanto dello svolgimento quanto del finale, che in realtà è appunto uno solo. È quindi attorno ad Elizabeth che ruota praticamente non solo tutta la storia, ma anche tutta Columbia. La sua casa, in cima alla statua dell'angelo, non è altro che una gabbia dorata, dove veniva continuamente studiata e registrata di nascosto, oltre che sorvegliata dal Songbird. La sua concezione di preziosità viene dal fatto che Comstock l'ha vista compiere il suo piano estremista del distruggere la Sodoma di sotto. Elizabeth, però, è anche un personaggio che, man mano che la storia va avanti, realizza la propria comprensione delle possibilità, forse anche superando quella dei Lutess. E proprio per questo sarà lei a far capire Booker che l'unico modo per cancellare Comstock da qualunque universo possibile è che scompaia anche Booker. Solo così egli estinguerà il suo debito e potrà vivere la sua vita con la figlia Anna. Infine, il fatto che il Songbird si possa comandare con alcune precise note musicali è solo la dimostrazione del grande ruolo della musica in Bioshock Infinite. La ballata cristiana di Will the Circle Be Unbroken, scritta nel 1907, si sente diversamente arrangiata in ogni momento della storia, cosa che la rende di fatto una sorta di inno nazionale di Columbia. Levine ne riprende il ritornello ergendolo a metaforica sintesi di tutta la sua opera. Nei primi due versi c'è la storia di Booker ed Elizabeth e del loro ciclo di morte e rinascita. Negli ultimi due c'è Columbia, che nel suo essere sospesa in cielo voleva essere il paradiso tanto anelato dagli umani. Nella piccola commovente sequenza nascosta, dove Booker suona la chitarra ed Elizabeth canta, c'è la spontaneità e la tragedia di un padre e di una figlia che si conoscono da sempre, ma condannati a capirlo solo quando sarà troppo tardi. Bioshock Infinite rimane ancora un mistero e per somma parte sarà destinato a rimanere tale. Molti sono i riferimenti culturali e forse, se non si è statunitensi, non si potranno nemmeno cogliere a fondo. Certo è che Levine e i suoi sono riusciti a realizzare un'opera profondamente di rottura rispetto tanto al passato quanto al futuro. Dove il primo Bioshock era un monito nei confronti del capitalismo sfrenato, Bioshock Infinite si accanisce contro i fondamentalismi di qualunque tipo essi siano. E sul fatto che, appunto, quello che noi chiamiamo caso in realtà è solo una possibilità travestita. Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky.